Questa è la sala del trono. A Goslar. O anche se vuoi nel castello dell'Arf. O a Worms. Secondo la vicenda che rappresentiamo, balza con noi ora qua, ora là. In Sassonia. In Lombardia. Sul Reno. Cosa c'è? Entra o non entra? No, no, dorme, state pur comodi. Perbacco, potevate dircelo prima. Scusi, per favore, ci avrebbe anche amica. Oh, a pipa no, va dentro. No, fumo una sigaretta. Ma scusate, questa sala, questo vestiario... Che Enrico IV, io non mi raccapezzo bene. È o non è quello di Francia? Quello di Francia, dice! Ho creduto quello di Francia! Enrico IV di Germania, caro mio, dinastia dei Savi! Il grande e tragico imperatore! Quello di Canossa! Sosteniamo qua, giorno per giorno, la spaventosissima guerra fra Stato e Chiesa, oh! Impero contro il papato, oh! Antipapi contro papi, oh! I re contro gli antire! E guerra contro i sassoni! E tutti i principi ribelli! Contro i figli stessi dell'imperatore! Ho capito, ho capito! Perciò non mi raccapezzavo vedendomi parato così ed entrando in questa sala. Ho detto bene, Non era vestiario questo del 1500. Oh, ma che 1500? Ma qua siamo tra il 1000 e il 1100. Puoi farti il conto. Se il 25 gennaio del 1071 siamo davanti a Canossa... Oddio mio, ma allora è una rovina. Ah, già, se credeva di essere alla corte di Francia. Tutta la mia preparazione storica. Siamo, caro mio, 400 anni prima. Ci sembri un ragazzino. Ma me lo potevano dire, per Dio santo, che si trattava di quello di Germania e non del Enrico IV di Francia. Nei 15 giorni che mi accordarono per la preparazione, lo so io quanti libri ho scartabellato. Ma, scusa, non lo sapevi che qua il povero Tito era d'Alberto di Brema? Ma che d'Alberto? Ne so un corno io. No, vedi com'è. Morto Tito, il marchesino di Nolli. Ah, il marchesino. È stato proprio il marchesino che ci voleva a dirmi. Ma forse credeva che tu lo sapessi. Non voleva più assumere nessun altro in sostituzione. Tre quanti restavamo, gli pareva che potessimo bastare. Ma lui cominciò a gridare, cacciato via ad Alberto! Perché vedi... Il povero Tito non gli parte che morisse, ma che nelle vesti del vescovo Adalberto gliel'avessero cacciato via dalla corte i vescovi rivali di Colonia e di Magonza. Ma non ne so una saetta io di tutta questa storia. Ah, stai fresco allora, caro mio. E il bello è che non lo sappiamo neanche noi chi sei tu. Neanche voi? Chi devo rappresentare non lo sapete? No. Bertoldo. Ma chi Bertoldo? Perché Bertoldo? Mi hanno cacciato via ad Alberto e io allora voglio Bertoldo. Voglio Bertoldo! Cominciò a gridare. Noi ci guardammo tutti e tre negli occhi. Chi sarà questo Bertoldo? Ed eccoti qua, Bertoldo, caro mio. Ci farai una bellissima figura. Ah, no, grazie tante. Io non la farò, io me ne vado, me ne vado. No, calmati, non sarai mica il Bertoldo della favola. E ti puoi confortare che non lo sappiamo neppure noi del resto chi siamo. Lui Arialdo, lui Ordulfo,
Io Landolfo, ci chiama così e ormai ci siamo abituati. Ma chi siamo? Nomi del tempo. E un nome del tempo sarà anche il tuo. Bertoldo. Uno solo tra noi, il povero Tito, aveva una bella parte assegnata, come si legge nella storia. Quella del vescovo di Brema. E pareva un vescovo davvero, eh? Magnifico. Povero Tito. Sido, se l'era potuto studiar bene sui libri, lui. E comandava anche a sua maestà. Si imponeva, lo guidava da quasi tutore e consigliere. Siamo consiglieri segreti anche noi per questo, ma così, di numero. Perché vedi, nella storia è scritto che Enrico IV era odiato dall'alta aristocrazia per essersi circondato a corte da giovani della bassa. Che saremmo noi? E già, piccoli vassalli reali, devoti, un po' dissoluti, allegri. Devo anche essere allegro? Sì, certo, vieni qua, come voi. E non è mica facile, sai. Peccato veramente, perché qua, come vedi, l'apparato ci sarebbe. Il nostro vestiario si presterebbe a fare una bellissima comparsa in una rappresentazione storica. E stoffa da cavarne non una, ma parecchie tragedie, la storia di Enrico IV la offrirebbe davvero. Mo, tutti e quattro qua, e quei due disgraziati là, quando stanno ritti impalati ai piedi del trono, siamo così, senza nessuno che ci metta in piedi e ci faccia rappresentare qualche scena. C'è, come vorrei dire, la forma e ci manca il contenuto. Siamo peggio dei veri consiglieri segreti di Enrico IV, perché, sì, nessuno neanche allora aveva dato una parte da rappresentare, ma essi almeno non sapevano di doverla rappresentare. La rappresentavano perché la rappresentavano, non era una parte, era la loro vita, insomma. Facevano i loro interessi a danno degli altri, vendevano le investiture, che so io. Noi altri invece siamo qui, vestiti così, in questa bellissima corte, per far che? Niente. Come sei pupazzi appesi al muro, che aspettano qualcuno che li prenda e che li muova così o così e faccia dir loro qualche parola. No, caro mio, scusa, bisogna rispondere a tono. Guai se lui ti parla e tu non sei pronto a rispondergli come vuole lui. Hai detto niente? Come faccio io a rispondergli a tono che mi ero preparato per Enrico IV di Francia e mi spunta qua, ora un Enrico IV di Germania? Bisogna, caro mio, che tu rimedi subito, subito. Va là, va là, ti aiuteremo noi. Ci abbiamo di là tanti libri. Ti basterà in prima una bella ripassatina. Ma sì, saprai all'ingrosso qualcosa, no? Guarda, chi è per esempio quella lì? Quella lì, mi sembra, scusate, prima di tutto una bella stonatura. Due quadri moderni qua in mezzo a tutta questa rispettabile antichità. Hai ragione, difatti prima non c'erano. Ci sono due nicchie qua dietro questi quadri. Ci si dovevano collocare delle statue scolpite secondo lo stile del tempo, capisci? Rimaste vuote sono state poi ricoperte da queste due tele. Che sarebbero certo una stonatura se davvero fossero quadri. E che sono? Non sono quadri? Sì, se vai a toccarli... quadri. Ma per lui, che non li tocca... No? E che sono allora per lui? No, io interpreto, bada, ma credo che in fondo sia giusto. Immagini sono. Immagini come... ecco, come te le potrebbe ridare uno specchio. Mi spiego? Là, quella, rappresenta lui, vivo com'è, in questa sala del trono, che anch'essa come deve essere, secondo lo stile dell'epoca. Ma di che ti meravigli, scusa? Se ti mettono davanti uno specchio, non ti ci vedi forse vivo d'oggi, vestito così di spoglie antiche? Ebbene, lì è come se ci fossero due specchi che ti ridanno immagini vive qua in mezzo a un mondo che... Non te ne curare! Non te ne curare, vedrai vivendo qua con noi come si ravviverà tutto anch'esso. Ah, badate che non voglio impazzire! No, impazzire, ti divertirai! Oh, dico! Cos'è? Com'è che voi siete diventati così sapienti? Caro mio, non si ritorna indietro di 800 anni nella storia senza portarsi appresso un po' di esperienza. Andiamo, andiamo, vedrai come in poco tempo ti assorbiremo in essa. E diventerai a questa scuola sapiente anche tu. Oh sì, vi prego, aiutatemi, datemi almeno le notizie principali. Sì, lascia fare a noi un po' l'uno, un po' l'altro. Ti legheremo i fili e ti metteremo in ordine come il più compito e il più adatto dei fattocci. Andiamo, andiamo. Oh, aspettate, non mi avete ancora detto chi è quella lì? La moglie dell'imperatore? No, la moglie dell'imperatore è Berta di Susa, sorella di Amedeo II di Savoia. E l'imperatore, che vuole essere giovane con noi, non può soffrirla e pensa di ripudiarla. Quella è la sua più feroce nemica.
Matilde, la marchesa di Toscana. Ah, quella che ospitò il Papa! A Canossa, sì. Appunto. Papa Gregorio VII. Il nostro spauracchio. Andiamo, vieni. Franco, Lolo. Cosa vuoi? Oh, come? Qua dentro lui! Un uomo del 1900, via! Via! No, tu non puoi mettere niente qua dentro, via! Fuori! Demonio, sai! Demonio evocato dal mago di Roma! Cava la spada! Lasciamolo! Finitela, vi dico! Non fate i matti con me! È arrivato il signor Marchese in comitiva. Benissimo! Ci sono signore? Vecchie? Giovani? Ci sono due signori. No, ma le signore ci sono? La signora Marchesa con la figlia. E come? La Marchesa, hai detto? La Marchesa. E i signori? Non lo so. Vengono a darci il contenuto, capisci? Tutti messi di Gregorio VII. Ci divertiremo! Insomma, lasciatemi dire. Di. Pare che uno di quei due signori sia un medico. Ah, sì, abbiamo capito. Uno dei soliti medici. Bravo, Bertoldo, tu ci porti fortuna. Vedrai come te lo lavoreremo, questo signor medico. Ah, io penso che mi troverò qua subito in un bel impiccio. No! Statemi a sentire. Vogliono entrare qua nella sala. Ma come lei? La marchesa qua. Altro che contenuto, allora. Nascerà davvero la tragedia. Ah, perché? Ma è quella lì, non capisci? La figliola è la fidanzata del marchese. Ma che sono venuti a fare, si può sapere? Ma se lui la vede, guai. Sì, ma forse ormai non la riconoscerà più, eh. Bisogna che voi, se si sveglia, lo tratteniate di là. Ma si scherzi, sai bene com'è. Per Dio, anche con la forza, se mi hanno consigliato così, andate. Sì, perché forse a quest'ora lui si sarà già svegliato. Andiamo. Ma poi ci spiegherai, eh. Chiudete costà e nascondete la chiave, anche di quest'altra porta. Via, anche voi altri due, di là. Richiudete la porta e via la chiave. Hai dato bene gli ordini? Sì, signor Marchese, stia tranquillo. Ah, magnifico, magnifico. Interessantissimo. Anche nelle cose il delirio che torna così a punto. Magnifico, sì, magnifico. Oh, eccolo là. Sì. Oh, guarda. Dio mio. Frida, guarda. Ah, il tuo ritratto. Ma no, guarda. Non sono io, sei tu là. Sì, è vero, lo dicevo io. Oh, ma non avrei mai creduto tanto. Dio, che senso! Ma come, Frida, vieni! Non ti vedi in me, tu là? Ma io veramente... Non ti sembra? Ma come non ti sembra? Guardate voi, Tito, ditelo voi! No, io non guardo. Per me, a priori, no. Che stupido, crede di farmi un complimento. Dica lei, dottore! Per carità, dottore, non si presti. E perché non mi dovrei prestare? Ma non gli dia retta, venga! È insoffribile. Fa di professione lo scemo, non lo sa? Si guardi i piedi, dottore, si guardi i piedi. Piedi? I piedi? Perché? Le scarpe di ferro. Io? Il signore va incontro a quattro piedini di vetro. Ma no, mi pare che dopo tutto non ci sia da stupirsi che una figlia somiglia alla madre. Patatrac, ecco fatto. Perché patatrac? Che cos'è? Che cosa ha detto? Non è forse così? Ma ha detto che non c'è da stupirsi, mentre voi ne siete tanto stupita. E perché allora, scusate se la cosa è adesso per voi... così naturale. Sciocco. Ma appunto perché è così naturale, perché non c'è mica mia figlia là. Quello è il mio ritratto. E trovarci mia figlia invece che me mi ha stupito. E il mio stupore, vi prego di credere, è stato sincero. E vi proibisco di metterlo in dubbio. Dio mio, sempre così. Per ogni non nulla una discussione. No, non ho messo in dubbio nulla. Io ho notato soltanto che tu, fin da principio, non hai condiviso... lo stupore di tua madre. O se di qualche cosa ti sei stupita è stato che le sembrasse tanta la rassomiglianza fra te e quel ritratto. Sfido, perché lei non può conoscersi in me come era alla sua età, mentre io là posso bene riconoscermi in lei come adesso. Giustissimo, perché un ritratto è sempre lì, fisso in un attimo, lontano e senza ricordi per la marchesina, mentre tutto ciò che esso può ricordare alla signora marchesa, mosse, gesti, sguardi, sorrisi, tante cose che lì non ci sono. Ecco appunto. Lei può rivederle vive ora in sua figlia. Ma lui deve guastarmi sempre ogni minuto.
minimo abbandono al sentimento più spontaneo per il gusto di farmi stizzire. La rassomiglianza, caro barone, nasce spesso da cose imponderabili. E così difatti si spiega che... Che qualcuno può trovare anche qualche rassomiglianza fra lei e me, caro professore. Lasciamo andare, vi prego. Ci siamo svagati troppo venendo. Sfido quando c'è lui. Volevo bene perciò che non venisse. Come se avete fatto tanto ridere alle mie spalle. Oh, che ingratitudine. Basta, ti prego, Tito. Qua c'è il dottore, siamo venuti per una cosa molto seria che tu sai quanto mi prema. Ecco, sì. Vediamo prima di precisare bene alcuni punti. Scusi, signora Marchesa, questo suo ritratto, come si trova qua? Lo regalò lei, allora? No, no, dottore, a quel titolo avrei potuto regalarglielo. Io ero allora come Frida e neppure fidanzata. Lo cedetti 3 o 4 anni dopo la disgrazia, lo cedetti per le vive insistenze di sua madre. Che era sorella di lui? Sì, dottore. Ed è un debito questa nostra venuta qua verso mia madre che mi ha lasciato da un mese. Invece di trovarci qua, io e lei dovremmo essere in viaggio... E assorti in ben altre cure, capisco. Ma è morta con la ferma fede che fosse prossima alla guarigione di questo suo fratello adorato. E non sa dirmi, scusi, da quali segni lo arguisse? Pare da un certo discorso strano che egli le fece poco prima che la mamma morisse. Un discorso? Ecco, 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 sarebbe utilissimo conoscerlo, perbacco. Io non lo so. So che mia madre ritornò da quella sua ultima visita angosciata, perché pare che egli sia stato di una tenerezza insolita, quasi presago della prossima fine di lei. Dal suo letto di morte, ella si fece promettere da me che non l'avrei mai trascurato, che l'avrei fatto vedere e visitare. Ecco, va bene. Vediamo, vediamo prima tante volte le minime cause. Questo ritratto, dunque... Oh, non credo, dottore, che ci si debba dare una soverchia importanza. Ha fatto impressione a me perché io non lo rivedevo da tanti anni. Prego, prego, abbia pazienza. Ma sì, sta lì da una quindicina d'anni. Più di 18 ormai. Prego, scusino se non sanno ancora cosa voglio domandare. Io faccio molto assegnamento, molto, su questi due ritratti eseguiti, mi immagino, prima della famosa e disgraziatissima cavalcata. Così. Certo. Quando egli era ancora perfettamente in sensi. Ecco, volevo dire questo. Lo regalò lui a lei, propose lui a lei di farlo eseguire? No, no, dottore, ce lo facemmo eseguire tanti di quelli che prendemmo parte alla cavalcata, così per serbarne un ricordo. Sì, me lo feci fare anch'io il mio di Carlo D'Angiò. Appena furono pronti i costumi. Sì, perché vede, ci fu la proposta di raccoglierli tutti per ricordo, come in una galleria, nel salone della villa dove si fece la cavalcata, ma poi ciascuno voleva tenersi il suo. E questo mio, come le ho detto, io lo cedetti senza poi troppo rincrescimento, perché sua madre... Non sa se fu lui a richiederlo? Non so, forse. O fu la sorella per assecondare amorosamente. Un'altra cosa. L'idea della cavalcata venne a lui? No, venne a me. Prego. Non gli dia retta. Venne al povero Belassi. Che Belassi? Il conte Belassi, poverino, che morì 2 o 3 mesi dopo. Se non c'era Belassi... Scusi, dottore, è proprio necessario stabilire a chi venne l'idea. Sì, mi servirebbe. Ma se venne a me, questo è bello. Non avrei mica da gloriarmene, dato l'effetto che poi ebbe, scusatemi. Fu, guardi, dottore, me la ricordo benissimo. Fu una sera, sui primi di novembre al circolo. Sfogliavo una rivista illustrata tedesca, guardavo soltanto le figure, si intende, perché il tedesco io non lo so. In una c'era l'imperatore, non so quale città universitaria, dove era stato studente. Bon, bene. Parato cavallo, in uno degli strani costumi tradizionali delle antichissime società studentesche della Germania, seguito da un corteo, da altri studenti nobili, anch'essi a cavallo in costume. E l'idea mi nacque da quella vignetta. Perché deve sapere che al circolo si parlava appunto di fare qualche grande mascherata per il prossimo carnevale. E proposi questa cavalcata... Storica, storica per modo di dire, babelica. Ognuno di noi doveva scegliersi un personaggio da rappresentare di questo, di quel secolo. Re, imperatore, principe con la sua dama accanto, regina, imperatrice, cavallo. Cavalli bardati, si intende, secondo il costume dell'epoca. E la proposta fu accettata. Io l'invito lo ebbi da Belassi. No, appropriazione indebita se vi disse che l'idea era sua. Non c'era neppure quella sera al circolo quando io feci la proposta. Ah, come del resto non c'era neanche lui. E lui allora scelse il personaggio di Enrico IV. Perché io, indotta nella scelta dal mio nome, senza pensarci più che tanto, dissi che volevo essere la Marchesa Matilde di Toscana. Non capisco bene la relazione. Sa, neanch'io da principio, quando mi sentii rispondere da lui, che sarebbe stato allora ai miei piedi come a Canossa Enrico IV.
Sì, sapevo di Canossa, ma dico la verità, non mi ricordavo bene la storia e mi fece anzi una curiosa impressione, ripassandomela per prepararmi a sostenere la mia parte, ritrovarmi fedelissima e zelantissima amica del Papa Gregorio VII in feroce lotta contro l'impero di Germania. Compresi allora perché, avendo io scelto di rappresentare la parte della sua implacabile nemica, egli volle essermi accanto in quella cavalcata da Enrico IV. Ah, perché forse... Sì, dottore, Dio mio, perché lui allora le faceva una corte spietata e lei naturalmente... Naturalmente, appunto, naturalmente. E allora, più che mai naturalmente... Ecco, non poteva soffrirlo. Ma no, non è vero, non mi era mica antipatico, tutt'altro. Ma per me basta che qualcuno voglia farsi prendere sul serio... Le dà la prova più lampante della sua stupidità. No, caro, non in questo caso, perché lui non era mica uno stupido come voi. Oh, io non mi sono mai fatto prendere sul serio. Ah, lo so bene. Ma con lui però non c'era da scherzare. Capita, fra le tante disgrazie a noi donne, caro dottore, di vederci guardate ogni tanto da due occhi che ci fissano con una contenuta intensa promessa di sentimento duraturo. Niente di più buffo. Se gli uomini si vedessero con quel duraturo nello sguardo. Ne ho riso, sempre così. E allora più che mai... Ma debbo fare una confessione, posso farla dopo 20 e più anni. Quando risi così di lui fu anche per paura, perché forse a una promessa di quegli occhi ci si poteva credere. Ma sarebbe stato pericolosissimo. Ecco, ecco, ecco questo mi interesserebbe molto di sapere. Pericolosissimo. Perché non era come gli altri. E dato che anch'io, via, sono un po' così, più di un po', per dire la verità, insofferente, ecco, insofferente di tutto quanto è compassato e così afoso. Ma ero allora troppo giovane, capite, e donna. Dovevo rodere il freno, ci sarebbe voluto un coraggio che non mi sentii d'avere. Risi anche di lui, con rimorso, anzi... Con vero dispetto, poi, verso me stessa, quando vidi che il mio riso si confondeva con quello di tutti gli altri sciocchi che si facevano beffe di lui. Pensa poco come di me. Ma voi fate ridere con la smania d'abbassarvi sempre, caro mio, mentre lui al contrario, c'è una bella differenza. E poi a voi vi si ride in faccia. Dico meglio che alle spalle, no? Veniamo a noi, veniamo a noi. Dunque già un po' esaltato era, da quanto mi pare di capire. Sì, sì, dottore, ma in un modo così curioso. Come sarebbe? Ma... Direi a freddo. Oh, ma che a freddo, dottore? Era così, un po' strano, certo, ma perché ricco di vita, estroso. No, no, non dico che simulasse l'esaltazione. No, no, al contrario, si esaltava spesso veramente. Ma potrei giurare, dottore, che si vedeva subito lui stesso nell'atto della sua esaltazione. Credo che questo dovesse venirgli per ogni moto più spontaneo. Dico di più. Sono certo che doveva soffrirne. Aveva a volte scatti di rabbia... comicissimi con questo è vero. Perché? A mio vedere, perché quella subitanea lucidità di rappresentazione lo poneva fuori dal suo stesso sentimento, che gli appariva non finto perché era sincero, ma come qualche cosa cui dovesse dare lì per lì il valore, che so, di un atto di intelligenza per sopperire quel calore di sincerità cordiale che si sentiva mancare. Improvvisava, esagerava, si lasciava andare, ecco, per stordirsi, non vedersi più. E appariva incostante, fatuo, e diciamolo pure, anche ridicolo qualche volta. E dica, insocente... No, 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 che ci stava, concertatore famoso di quadri plastici, di danze, di recite di beneficenza, così per ridere, ben inteso. Ma recitava benissimo, sa. Ed è diventato con la pazzia... Un attore magnifico e terribile. Sì, fin da principio.
Si figuri, e quando venne la disgrazia, dopo che cadde da cavallo? Batté la nuca, è vero? Ah, che orrore! Era accanto a me, io lo vidi fra le zampe del cavallo che si era impennato. No, noi non credemmo affatto da principio che si fosse fatto un gran male. Sì, ci fu l'arresto, ci fu uno scompiglio nella cavalcata. Si voleva vedere quello che fosse accaduto, ma già era stato raccolto e trasportato nel salone della villa. Niente, sa, neanche la minima ferita, neanche una goccia di sangue. Si credette soltanto svenuto. E quando due ore dopo... Già, ricomparve nel salone della villa, ecco, questo volevo dirle, dottore. Ma che faccia aveva? Io me ne accorsi subito. Non dite, non ce ne accorgemmo nessuno, dottore, capite? Sfido, perché eravate tutti come pazzi. Recitava ognuno per burla la sua parte. Era una vera Babele. Lei immagina, dottore, che spavento, quando si comprese che egli invece, la sua, la recitava sul serio. Ah, perché anche lui, sì, allora... Sì, venne in mezzo a noi. Credemmo che si fosse rimesso e che avesse preso a recitare anche lui come tutti noi. Cioè, meglio di noi, perché, come le dico, era bravissimo lui. Insomma, che scherzasse. Cominciarono a fustigarlo. Allora era armato. Da re, sguainò la spada avventandosi contro due o tre e fu un momento di terrore per tutti. Non dimenticherò mai quella scena di tutte le nostre facce mascherate, sguaiate, stravolte di fronte a quella terribile maschera di lui che non era più una maschera, ma la follia. Enrico IV, proprio Enrico IV in persona, in un momento di furore. Dovete influire, io dico, l'ossessione di quella mascherata, dottore, l'ossessione che per più di un mese se n'era fatta, la metteva in tutto ciò che faceva questa ossessione. Quello che studiò per prepararsi fino ai minimi particolari, le minuzie... Ah, è facile. Quella che era ossessione momentanea si fissò con la caduta e la percossa alla nuca che determinarono il guasto cerebrale. Si fissò perpetuandosi. Si può diventare scemi, si può diventare pazzi. Eh sì. Capite che scherzi, carini miei? Tu avevi 4-5 anni. A tua madre pare che tu l'abbia sostituita là in quel ritratto dove neppure pensavo lontanamente che ti avrebbe messo al mondo. Io ho i capelli grigi. E lui, eccolo là. Taff, una botta alla nuca e non si è più mosso di là. Enrico IV. Ecco dunque, signori miei, è proprio questo. Permesso! Oh, scusi! Oddio, eccolo! È lui! Ma no, state tranquille. E chi è? Uno scappato dalla nostra mascherata. E uno dei quattro giovani che teniamo qua per secondare la sua follia. Io chiedo scusa, signor Marchese. Ma che scusa? Avevo dato ordine che le porte fossero chiuse a chiave e che nessuno entrasse qua. Sì, signore, le dico non ci resisto. Le chiedo licenza ad andarmene. Ah, voi siete quello che doveva assumere servizio questa mattina? Sì, signore, le dico non ci resisto. Ma dunque non è così tranquillo come dicevi? Oh, no, signore, non è lui. Sono i miei tre compagni. Lei dice secondare, signor Marchese. Ma che secondare? Quelli non secondano. I veri pazzi sono loro. Io vengo qui per la prima volta questa mattina e invece di aiutarmi, signor Marchese... È permesso? Avanti, permesso, avanti. Signor Marchese. Ma insomma, che cosa fate? Oddio, io me ne scappo, ho paura. Ma no, Frida. Signor Marchese, questo sciocco. Ma no, grazie tanti, cari miei, io non ci sto. Ma come non ci stai? Ha guastato tutto, signor Marchese, scappandosene qua. Lo ha fatto montare su tutte le furie, non possiamo più trattenerlo di là. Ha dato ordine che sia arrestato, vuole subito giudicarlo dal trono, come si fa? Ma chiudete, andate a chiudere quella porta. Ma non sarà possibile al solo Ordulfo trattenerlo. Ecco, signor Marchese, se si potesse almeno annunziargli la loro visita subito per distornarlo. Se lor signori hanno già pensato sotto qual veste presentarsi. Sì, sì, si è pensato a tutto. Se lei, dottore, crede di poter fare subito la visita. Io no, Carlo, mi ritiro. E anche tu, mamma, per carità, vieni con me. Dico, non sarà mica ancora armato. Ma no, ma che armato, dottore? Scusami, Frida, ma codesto tuo timore è puerile. Sei voluta venire? Ah, non io, ti prego. È stata la mamma. E io sono pronta. Insomma, che dobbiamo fare? Ma è proprio necessario, scusate, camuffarci in quel modo? Indispensabile, signore. Purtroppo ci vede, guai se vedesse lor signori così, in abiti d'oggi. Sì, crederebbe a un travestimento diabolico. Come a voi appaiono travestiti loro, così a lui, nei nostri panni, appariremmo travestiti noi. Non sarebbe nulla, forse, signor Marchese, se non dovesse parergli che fosse per opera del suo mortale nemico. Il Papa Gregorio VII. Appunto, dice che era un pagano. Il Papa? Non c'è male. Sì, signore, che evocava i morti. Lo accusa di tutte le sue arti diaboliche, ne ha una paura terribile. Delirio persecutorio. Infurierebbe. Ma non è necessario che tu ci sia, scusa. Noi ce ne andremo di là. No. Basta che lo veda il dottore. No. Dice, io solo. Ma ci sono loro che... No, dico,
Se la signora Marchesa... Sì, 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 voglio esserci anch'io, voglio esserci anch'io. Voglio rivederlo. Ma perché, mamma? Ti prego, vieni con noi. Lasciami fare, sono venuta per questo. Io sarò Adelaide, la madre. Benissimo, la madre dell'imperatrice Berta. Benissimo, basterà allora che la signora si cinga la corona ducale e indossi un manto che la nasconda tutta. Vai via, Ariardo. Aspetta, e il signore? Abbiamo detto, mi pare, il vescovo Ugo di Cluny. Il signore vuol dire forse l'abate. Benissimo, Ugo di Cluny. Sì, è venuto qui tante altre volte. Come è venuto? No, non abbiate paura, voglio dire che essendo un travestimento spiccio... Si è usato tante altre volte. Ma no, non c'è pericolo che se ne ricordi, vada più all'abito che alla persona. Questo è bene anche per me, allora. Beh, noi ce ne andiamo, Frida. Vieni, vieni con noi, Tito. No, no, se resta lei, resto anch'io. Ma che? Ma non ho fatto bisogno di voi. Non ve ne abbiate bisogno, ho piacere di rivederlo anch'io. Perché non è permesso? Sì, forse sarebbe meglio che fossero in tre. E allora il signore... Ma vedete di trovare un travestimento spiccio anche per me? Sì, ecco, di Cluniacense. Cluniacense, come sarebbe? Sì, una tonaca da benedettino dell'abbazia di Cluny. Figurerà al seguito di Monsignore. Vai via, e anche tu vai via, Non ti far vedere per tutto quest'oggi. Ah, aspettate! Porta qua tu gli indumenti che lui ti darà. E tu vai subito ad annunziare la visita della duchessa Adelaide e di Monsignore Ugo di Cluny. Intesi? Sì. Noi allora ci ritiriamo. Mi dovrebbe, credo, veder bene sotto le vesti di Ugo di Cluny. Sì, benissimo, stia tranquillo. Monsignore è stato sempre accolto qui con grande rispetto. E anche lei, signora Marchesa, stia tranquilla. Ricorda sempre che deve all'intercessione di loro due, se dopo due giorni di attesa in mezzo alla neve, già quasi assiderato, fu ammesso nel castello di Canossa la presenza di Gregorio VII, che non voleva riceverlo. E io, scusate... Beh, lei si tenga rispettosamente da parte. Voi fareste bene ad andarvene. Siete molto commossa. Oh, sono come sono. Lasciatemi in pace. Oh, ecco qua gli abiti. Ah. Questo manto per la signora Marchesa, eh? Aspettate, mi tolgo il cappello. Sì, lo porterai di là, eh? Permette? Ecco. Ma, Dio mio, non c'è uno specchio qui? Sì, ci sono di là. Se la signora Marchesa può fare da sé. Ah, sì. Grazie. Date qua, faccio subito. Beh, questa di fare da benedettino, dico la verità, non me la sarei mai aspettata. Ma dico, è una pazzia che costa fior di quattrini, questa, eh? Anche tant'altre pazzie, veramente. Già, quando per secondarle si ha a disposizione un patrimonio. Ah, sì, signore. Abbiamo di là un intero guardaroba di costumi antichi, eseguiti a perfezione su modelli del tempo. Ah, sì. È mia cura particolare. Mi rivolgo a sartorie teatrali competenti. Si spende molto, Magnifica, veramente regale. Oh, ma voi, ma no, levatevi, siete impossibile. Sembrate uno struzzo vestito da monaco. E guardate il dottore. Pazienza, pazienza. Ma no, meno male il dottore, voi siete impossibile. No. Ma si fanno dunque molti ricevimenti qua? Secondo, tante volte ordina che gli si presenti questo o quel personaggio e allora bisogna cercare qualcuno che si presti, anche donne. Ah, anche donne? Sì, prima molte. Oh, bella, in costume, così? Ah, ma sa, donne di quelle che... Ah, di quelle che si presti. Sì, sì, ho capito. Badate che diventa per voi pericoloso. Sua Maestà l'Imperatore. Madonna, Monsignor. E Pietro Damiani? No, maestà, è un monaco di Cluny che accompagna la parte. E Pietro Damiani?
Inutile. Padre, guardare la duchessa. Mi giuro, Madonna, che il mio animo è cangiato verso vostra figlia. Confesso che se voi non fosse venuto a impedirmelo, in nome di Papa Alessandro io l'avrei ripudiata. C'era chi si prestava a favorire il ripudio. Il vescovo di Magonza per 120 poteri. Non debbo in questo momento parlare male dei vescovi. Vi sono grato. Credetemi che vi sono grato. Pietro Damiani, dico l'impedimento. Tutta d'umiliazioni è fatta la mia vita. Mia madre, Adalberto, Triburgo, Goslar, e ora questo saio che mi vedete addosso. Non importa. Chiarezza di idee, perspicacia, fermezza di contegno e pazienza nell'avversa fortuna. So correggere gli errori commessi, e anche davanti a voi, Pietro Damiani, mi umilio se non è partita da voi l'oscena voce che la mia santa madre Agnese abbia avuto illeciti rapporti con il vescovo Inovico d'Augusto. No, no, da me no. No, vero, infamia. Non ve ne credo capace, sono loro. Sempre quelli, non signore. Sì, vescovi rapitori. Ah, già, quelli. Nulla è bastato a costoro. Un povero ragazzo, mio signore. Si passa il tempo giocando, anche quando, senza saperlo, Pierre. 6 anni avevo quando mi rapirono a mia madre e contro lei si servirono di me ignaro e contro i poteri stessi della dinastia, profanando tutto, rubando. Uno più ingordo dell'altro, Anna più di Stefano più di Anna. Maestà. Ah, non debbo in questo momento dir male dei vescovi. Ma questa infamia su mia madre, monsignore, passa la parte. E non posso piangerla, Madonna. Mi rivolgo a voi, che siete sua madre. È venuta qua a trovarmi dal suo convento. Poi circa un mese. Mi hanno detto che è morta. Non posso piangerla, Madonna. Perché se voi ora siete qui, e io così, vuol dire che ho sempre 26 anni. E che dunque ella è viva, maestra? Ancora nel suo convento. Già. E quindi posso rimandare ad altro tempo il dolore. Per voi, io non ne avrei bisogno, ma giova qualche segno esteriore, termini di tempo, mi spiego, monsignore. Ma vedo che anche voi, italiana, io mi guardi dal mostrarvi disgusto o meraviglia, no, velleità. Nessuno di noi vorrebbe riconoscere quel certo potere oscuro e fatale che assegna limiti alla volontà. Questo dico, se si nasce o si muore. Nascere, oh signore, voi l'avete voluto. Io, no.
E nell'un caso e nell'altro. Tante cose avvengono che tutti quanti vorremmo non avvenissero, a cui a malincuore ci rassegniamo. Ah, sì, purtroppo. E quando non ci rassegniamo, vengono fuori le velleità. Monsignore, però, mentre voi vi tenete fermo, aggrappato con tutte le due mani alla vostra tonaca santa, di qua dalle mani che vi scivola, vi sgriscia come una serpe, qualche cosa di cui voi non vi accorgete. Monsignore, la vita, e sono sorprese quando ve la vedete consistere davanti, così sfuggita da voi, dispetti, ire, contro voi stessi e rimorsi, anche rimorsi, e io me ne sono trovati tanti davanti, ma con una faccia che era quasi la mia, ma così orribile che non ho potuto neanche fissarla. A voi, non è avvenuto, madonna, ricordate proprio di essere sempre stata la stessa. Ma com'è che quel giorno, mio Dio, avete potuto commettere quella tale azione? Bene, ci siamo capiti, state tranquilla che non la svelerò a nessuno. E che voi, Pietro Damiani, poteste essere amico di quel tale. Maestà. No, non glielo nomino, so di fargli tanto dispetto. Che opinione, che opinione ne avevate? Che importa che questa mia tintura non possa essere il vero colore dei miei capelli? Voi certo, Madonna, ve li tingete non per ingannare gli altri, né voi stessa, ma poco, 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 la vostra immagine davanti allo specchio. Io lo faccio per ridere. E voi lo fate sul serio. Ma rassicuro, Madonna, che per quanto sul serio, siete mascherata anche voi. E non dico per la venerabile corona che vi cinge la fronte e davanti alla quale io mi inchino, né per il vostro manto ducale, no. Dico per codesto ricordo che vorreste artificialmente fissare in voi. Per il vostro color biondo, in cui un giorno voi vi siete piaciuta, o del color bruno, se eravate bruna. L'immagine che viene meno della vostra gioventù. Mentre voi invece, Pietro Damiani, il ricordo di ciò che siete stato, il ricordo di ciò che voi avete fatto appare ora come riconoscimento di realtà passate che restano dentro di voi, sì, ma come un sogno. E anche a me. Come un sogno. E tante a ripensarci. Inesplicabile. Ma nessuna meraviglia, Pietro Damiani, sarà così domani della vostra vita d'oggi. Ah, questo assaio qua, io... Domani, a Bressanone, 27 vescovi tedeschi lombardi firmeranno con me la destituzione di Papa Gregorio VII, non pontefice, ma monaco. Alzo. Maestà, maestà, in nome di Dio. Badate quello che dico. Monsignore è qui con la duchessa per intercedere in vostro favore. Ecco, siamo qui per intercedere. Perdono. Perdono. Perdono, monsignore. Sento. Sento, vi giuro, sento. Il peso dell'anatema. Io non so però perché oggi non riesco ad essere umile davanti a quello lì. Ma perché voi, maestà, vi ostinate a credere che sia Pietro Damiani, mentre non lo è? Ah, non è Pietro Damiani. Ma no, è un povero monaco, maestà. Nessuno di noi può valutare ciò che si fa quando si fa per istinto. Forse voi, Madonna, potete intendermi meglio perché siete donna. Ho pensato che Berta, vostra figlia, per cui vi ripeto, il mio animo è cangiato. Cangiato!
cangiato per l'affetto e la devozione di cui ha saputo darmi prova in questo momento. È venuta con me. Ero nel cortile. Ha voluto seguirmi come una mendica. Tre, quanti restavamo, gli pareva che potessimo bastare. Ma lui cominciò a gridare, cacciato via ad Alberto! Perché vedi, il povero Tito non gli parve che morisse, ma che nelle vesti del vescovo ad Alberto gliel'avessero cacciato via dalla corte i vescovi rivali di Colonia e di Magonza. Ma non ne so una saetta io di tutta questa storia! Ah, stai fresco allora, caro mio! E il bello è che non lo sappiamo neanche noi chi sei tu. Neanche voi? Chi devo rappresentare non lo sapete? No. Bertoldo? Ma chi Bertoldo? Perché Bertoldo? Mi hanno cacciato via ad Alberto e io allora voglio Bertoldo. Voglio Bertoldo! Cominciò a gridare. Noi ci guardammo tutti e tre negli occhi. Chi sarà questo Bertoldo? Ed eccoti qua, Bertoldo, caro mio. Ci farai una bellissima figura. Ah, no, grazie tante. Io non la farò, io me ne vado, me ne vado. No, calmati. Non sarai mica il Bertoldo della favola. E ti puoi confortare che non lo sappiamo neppure. Prenda che rappresentiamo, balza con noi ora qua, ora là. In Sassonia. In Lombardia. Sul Reno. Cosa c'è? Entra o non entra? No, dorme, state pur comodi. Perbacco, potevate dircelo prima. Scusi, per favore, ci avrebbe un camicia. Oh, a pipa no, va bene. No, fumo una sigaretta. Ma scusate, questa sala, questo vestiario, che è Enrico IV. Io non mi raccapezzo bene. È o non è quello di Francia? Quello di Francia, dice! Ho creduto quello di Francia! Enrico IV di Germania, caro mio, dinastia dei Savi! Il grande e tragico imperatore! Quello di Canossa! Sosteniamo qua, giorno per giorno, la spaventosissima guerra fra Stato e Chiesa, oh! Impero contro il papato, oh! Antipapi contro papi, oh! I re contro gli antire! E guerra contro i sassoni! E tutti i principi ribelli! Contro i... Questa è la sala del trono. A Goslar. O anche se vuoi nel castello dell'Arf. O a Worms. Secondo la vice... Figli stessi dell'imperatore. Ho capito. Perciò non mi raccapezzavo vedendomi parato così ed entrando in questa sala. Ho detto bene, Non era vestiario questo del 1500. Oh, ma che 1500? Ma qua siamo tra il 1000 e il 1100. Puoi farti il conto. Se il 25 gennaio del 1071 siamo davanti a Canossa... Oddio mio, ma allora è una rovina. Ah, già, se credeva di essere alla corte di Francia. Tutta la mia preparazione storica. Siamo, caro mio, 400 anni prima.
Ci sembri un ragazzino. Ma me lo potevano dire, per Dio santo, che si trattava di quello di Germania e non del Enrico IV di Francia. Nei 15 giorni che mi accordarono per la preparazione, lo so io quanti libri ho scartabellato. Ma, scusa, non lo sapevi che qua il povero Tito era d'Alberto di Brema? Ma che d'Alberto? Ne so un corno io. Ma vedi com'è, morto Tito, il marchesino di Nolli. Ah, il marchesino, è stato proprio il marchesino che ci voleva dirmi. Ma forse credeva che tu lo sapessi. Non voleva più assumere nessun altro.